Apriamo questo ciclo di interviste in danza in fiera nel corner di Dancer Forever con la campionessa del mondo e la un po' eleggiamo oggi la madrina, ma nonché presidentessa dell'IDC. Caterina Argentò, benvenuta. Grazie Fabrizio. Allora Caterina, danza in fiera, quarto appuntamento, gare molto importanti, cosa ci aspettiamo e ci possiamo aspettare in questi tre giorni, quattro giorni di competizioni? Cosa ci aspettiamo Fabrizio? Già abbiamo tutto, se vedi il posto è meraviglioso, l'organizzazione Danza in Fiera è stata assolutamente speciale, abbiamo dai titoli mondiali ai titoli italiani, campionati italiani professionisti assoluti, abbiamo la Coppa del Mondo per gli amatori, abbiamo tutto quello che abbiamo sempre desiderato, hanno sempre detto che mai ce la faremo, ma noi oggi qui dimostriamo che ce l'abbiamo fatta. Quindi il professionismo italiano può puntare ad una seconda fase, ad una seconda vita e un po' tornare a quello che è stato la prima con te e con altre coppie come te che hanno rappresentato l'Italia ad alti livelli? Assolutamente sì Fabrizio, abbiamo avuto un attimo il tempo buio, si era un po' oscurato tutto, ma con l'insieme delle nostre associazioni, federazioni amatoriali, LAMB come associazione dei maestri di ballo e l'IDC che rappresenta la World Dance, con la nostra tenacia e il nostro credo, la grande fiducia, sì, ci siamo riusciti, questo è finalmente di nuovo l'inizio. Cosa una campionessa del mondo, adesso togliamo tutte quelle che sono le cariche istituzionali, ritorniamo e prendiamo in esame la Caterina Argentò, la campionessa del mondo, qual è il consiglio che Caterina ripete al proprio allievo e che potresti dire a tutti i ballerini per poter vincere il titolo mondiale? Fabrizio, per me è facile mettermi nei miei panni della ballerina, della campionessa, il miglior consiglio è... Sai, abbiamo avuto di nuovo momenti bui e ancora oggi, veramente oggi stiamo vivendo il grande nero della FIZ, la federazione che rappresenta lo sport in Italia, il CONI. Hanno combinato di tutto e di più, hanno rovinato ciò che era la fiducia del competitore nel proprio giudice, cosa che questo a un competitore fa tanto male. Quindi ai nostri competitori, a coloro che credono veramente nel ballo libero, in un ballo sano, l'unico consiglio che posso dare è spendete ore e ore e ore nella vostra scuola a imparare ad allenarvi, entrate in pista, non guardate chi è che giudica, perché se ballate bene qualsiasi tipo di giudice sarà obbligato a votarvi. Tu sei un po', scusa se ti tolgo la parola, tu sei un po' la dimostrazione perché tu hai vinto un campionato del mondo in terra inglese, sconvincendo gli inglesi, questo vuol dire che comunque quando uno sa ballare e dà qualcosa al giudice, il giudice non può far finta di non vedere. Ti correggo Fabrizio, il mondiale l'abbiamo vinto in Austria nel 2000, battendo colui che era il campione del mondo attuale con la bandiera inglese. Era la prima volta che una coppia senza la bandiera inglese ha portato a casa il titolo e ne vado fiera ad averlo portato per l'Italia. Abbiamo avuto la conferma del titolo mondiale in Inghilterra, dove tantissimi dei miei maestri avevano sconsigliato di ballare perché avevamo una giuria completamente non a nostro favore. E noi abbiamo detto, noi siamo ballerini, noi siamo campioni del mondo, se dobbiamo arrivare secondi non c'è problema. Abbiamo ballato e in terra inglese abbiamo vinto lo United Kingdom Championships con una giuria non favorevole, con la stessa coppia da battere con la bandiera inglese. Di conseguenza per forza io sono obbligata a credere perché con il nostro ballo abbiamo convinto dei giudici che mai ci aspettavamo che ci votassero. Quindi sì, assolutamente bisogna avere fiducia nel nostro giudice. Soprattutto fiducia in se stessi per poter vincere. Grazie Caterina, ci ritroveremo ancora durante questi giorni. Buon lavoro, grazie, in bocca al lupo e complimenti. Grazie a te e in bocca al lupo a tutti.